Ciao a tutti ragazzi, sono Paolo Innocenti e sono qua pronto nella mia postazione a Pistoia e sono qui per parlarvi di un nuovo film che ho visto al cinema. Vi ricordo come al solito che anche questa recensione è in collaborazione con Avanti Cinema e TV, che è una pagina Facebook, ma Avanti Cinema e TV è anche un sito internet, ricordiamolo ogni tanto, e vi invito ovviamente ad andare a visitare il tutto e lascerò ogni informazione qua nelle info del video, quindi troverete link alla pagina ufficiale di Avanti Cinema e TV, ma anche proprio il link del sito internet di Avanti Cinema e TV, e poi ovviamente lascerò linkata anche la mia pagina Facebook, così potrete andare a vedere, se vi garba, lasciare mi piace, potrete restare aggiornati su tutti i contenuti che metterò prossimamente. Visto che non lo dico mai, vi ricordo che ho anche un account Instagram, Paolo Innocenti Official, se vi andrà di seguirmi vi lascio anche il link di Instagram qui nelle info del mio video. Cambiamo un po', Instagram lo uso da poco tempo, però se vorrete seguirmi anche lì, ogni tanto lo adopero per fare storie sui film, sul cinema, sulla vita di tutti i giorni, mi fareste solo che un piacere, quindi seguitemi mi raccomando. Detto questo ragazzi, oggi voglio parlarvi di un film che diciamo mi incuriosiva particolarmente. È assurdo da dire, ma di questo film non ho mai e per fortuna visto un trailer. Voi lo sapete che io quando posso i trailer non li guardo. Di questo film non avevo mai visto un trailer, però avevo sentito tantissime persone parlarne bene. Poi avevo sentito che avrebbero utilizzato la tecnica del found footage per girare questo film e che anzi la tecnica utilizzata in questo film sarebbe stata la stessa utilizzata in Unfriended, horror di qualche anno fa che in tanti hanno snobbato e che per me fu meraviglioso, perché non solo Unfriended mi fomentò tantissimo per il modo di comunque mostrarci le immagini attraverso le soggettive dei PC, smartphone e chi più ne ha più ne metta, ma proprio perché oltre alla genialata di presentarci le immagini in quel modo con un found footage diverso dal solito, riuscì a spaventarmi quel film. Ogni volta che lo guardo io mi spavento, per me è uno dei migliori film sul filone del found footage, del mockumentary, migliore in assoluto, mi piace un sacco Unfriended. Eccoci, io sapevo che il film in questione, il film di cui vi parlerò fra poco, praticamente in questo film avrebbero usato la stessa tecnica di Unfriended, forse ancora più nello specifico, quindi io non vedevo l'ora di andarlo a vedere. Questa volta non sarebbe stato un horror, bensì un thriller. E di che film voglio parlarvi? Oggi voglio parlarvi di un film con la regia di Anesh Shaganti, spero di averlo pronunciato bene, perché comunque non lo conoscevo, regia, soggetto e sceneggiatura di Anesh Shaganti, e cioè Searching. Che dire ragazzi, che dire, cosa vi posso dire? Io vi posso dire che sono rimasto meravigliato di fronte a questa pellicola, il film mi è piaciuto da morire, è veramente un thriller meraviglioso, ma dire thriller è riduttivo perché comunque è un po' thriller, un po' giallo, un po' poliziesco, è veramente un film al cardiopalma, un film che per un'ora e 40, un'ora e 45 circa ti tiene col fiato sospeso, ti fa provare ansia, cioè ad un certo punto vorresti entrare nello schermo e provare a salvare la situazione perché non sai più che pesci prendere. Un film veramente fatto bene che spero non passi in sordina perché merita di essere visto. Se Unfriended mi aveva già colpito grazie a questa tecnica di found footage attraverso prospettive soggettive di telefoni cellulari, computer, in Unfriended ricorderete perché vi era Skype come diciamo elemento principale di Unfriended, se già lì io ero rimasto fomentatissimo e meravigliato, però lì era un horror, questa volta grazie al thriller, al giallo, sono restato allo stesso modo, perché anche questi è una storia bellissima, veramente bellissima. Di cosa parla questo film? Allora, praticamente questo film parla di una cosa molto semplice a raccontarla, ma che sarà sviluppata in questa pellicola nel migliore dei modi. Abbiamo David Kim. David Kim è questo padre che ama alla follia la propria figlia, Margot Kim, ama alla follia sua figlia. Hanno avuto purtroppo una perdita in famiglia recente, è morta la madre, Pam, poverina, è morta, aveva un brutto cancro che l'ha portata a morire in poco tempo, quindi questo padre si dovrà ritrovare a crescere la figlia, una figlia adolescente, una figlia di 16 anni, comunque un padre buono, premuroso, volenteroso, un padre che fa di tutto per la propria figlia, un padre anche molto all'avanguardia, che sa utilizzare benissimo il PC, il computer, lo smartphone, diciamo che questa è una famiglia molto all'avanguardia. Sin da inizio film
praticamente vediamo la vita di questi personaggi, vediamo la vita di queste persone proprio attraverso i loro account sul mitico Windows XP. Ma quando io ho rivisto Windows XP sul grande schermo, mi sono venuti i brividi, mi son ritrovato catapultato nel passato quando anch'io avevo Windows XP. Mamma mia, che meraviglia! Gli account, dan 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 dan, le musichine ganze, mamma mia, che bellezza! E è proprio in questo film, oltre alla storia fantastica, geniale il modo di come ci viene il tutto raccontato, perché non è che le soggettive, il found footage attraverso computer e così via arriva dopo un po', no, qua è totalmente 1 ora e 45 il tutto descritto attraverso un computer, tramite una webcam, tramite la chat, tramite Facebook, tramite Skype, e chi più ne ha più ne metta, e quindi capiamo dell'esistenza di questi personaggi attraverso un PC, capiamo come hanno trascorso determinati anni della loro vita attraverso un PC con installato Windows XP, dove praticamente vediamo degli sprazzi di vita attraverso gli account di Pam, attraverso l'account di David, attraverso anche un account di Margot, perché anche Margot per un po' di tempo ha avuto il suo account, poi ovviamente crescendo ovviamente si è presa un PC tutto per sé, ed è bellissima questa cosa. Vediamo vari stralci di vita di questa famiglia unita, questa famiglia che si ama alla follia, questa famiglia felice, sorridente, questa famiglia che ama viaggiare, che ama riprendersi, fanno video diari, riprendono i momenti più belli, insomma una famiglia veramente tecnologica, diciamoci la verità. Poi purtroppo un brutto giorno la madre muore, quindi questo padre si ritroverà da solo con la figlia. Cosa succede? Poi non vi dico altro. Un giorno, durante una chat fra padre e figlia, la figlia saluta il padre dicendo che sta studiando e con il suo gruppo di studio ha da fare, e si sarebbero ovviamente sentiti dopo, avrebbe passato la notte fuori e sarebbe tornata il giorno dopo. La figlia sparisce, non si sa più niente della figlia, non abbiamo più tracce. Il padre il venerdì si ritrova ovviamente senza più tracce della figlia, non sa più niente della figlia, prova a contattarla su Facebook, niente, nessuna risposta, eppure lei è sempre con il cellulare in mano, ci aveva chattato fino al giovedì sera, niente, nessuna risposta, e quindi scrive al fratello, il nostro David, Peter, scrive al fratello per chiedergli un aiuto, anche lo zio non sa cosa dire, niente, e quindi pensa, magari è andata a lezione a pianoforte, chiama, no, dov'è? Insomma, io non vi voglio neanche dire cosa fa il padre prima magari di andare a pensare che sua figlia sia scappata, o peggio, che sia stata rapita, che magari qualcuno le abbia fatto del male, non ve lo voglio dire. Io vi ho già detto che per esempio lui chiama l'insegnante per sapere se era a studiare pianoforte, ma non vi voglio dire altro, perché veramente è un film che si sviluppa quasi a scatole cinesi, no? Un gradino dopo gradino, una salita dopo salita, non vi voglio dire niente. Questo film è come una scala che dovrete percorrere in sala senza sapere nulla. Io non avevo visto il trailer, non so neanche come sia, e sono felicissimo di non averlo mai visto. Vi posso solo dire che il padre ovviamente ad un certo punto tenta di mantenere la calma, ma non sa più cosa fare, quindi comincerà a contattare anche le forze dell'ordine. Abbiamo quindi la detective, vi dico anche come si chiama, la detective Rosemary Vick, interpretata dalla mitica Debra Messing, spero di aver pronunciato bene il nome di questa bravissima attrice, che la ricordo anche nel Profumo del mostro selvatico. Quindi lui non sa cosa fare, non sa cosa fare. Le forze dell'ordine aiuteranno questo padre ormai impaurito, questo padre che vive d'ansia, l'ansia per aver perso la figlia, ma che fine avrà fatto? Eppure sua figlia era una ragazzina per bene, una ragazzina che a scuola andava bene, una ragazzina che non ha mai dato segni di squilibrio, non ha mai dato segni di non voler vivere una vita con il padre, di voler scappare. Chi lo sa cosa succede, ma più che altro, come farà il padre a ritrovarla? La ritroverà? Come farà? Dovrà quindi il padre cercare magari di contattare i suoi amici, ma questa ragazza aveva molti amici, ne aveva pochi, non ne aveva punti. La vita di questa ragazza com'era? Il padre non lo sa, si ritrova in quel momento a dover cercare di ricreare una situazione per far mente locale, per aiutare la detective, non sa cosa fare, ed è bellissimo in questo film vedere un padre che, pur di salvare la propria figlia, che non si sa che fine abbia fatto, farà di tutto, vediamo un padre che veramente le proverà tutte. Questo è un film bellissimo, meraviglioso, proprio perché non si cade mai nei soliti cliché da film, e non si cade mai in quelle solite cose che ti fanno dire sì, vabbè, si vede che è un film. No, qua è tutto realistico. Allora, diciamo che ad un certo punto c'è una cosa che magari potrebbe far dire cavolo, questo è
è un po' esagerata, però non vi voglio dire cosa, non vi voglio dire cosa, però tutto sommato più ci rifletto e più posso anche arrivare a dedurre che potrebbe succedere anche nella vita di tutti i giorni. Però diciamo che se proprio dovessi essere minimamente, non dico neanche critico, perché alla fine non è che sia un difetto, però se proprio dovessi trovare proprio la sbavaturina, la troverei in questa minima cosa che non è affatto brutta e che però mi fa perdere un minimo di realismo, ma tutto sommato potrebbe essere anche così nella vita di tutti i giorni, se proprio si vuole andare a pensare in certi modi, ma ovviamente ne parlo nella parte spoiler. Detto questo, ragazzi, che dire? Che dire? Il grandissimo, grandissimo John Cho, spero di averlo pronunciato bene, John Cho, perché si scrive proprio C-H-O, che interpreta David. Io John Cho lo ricorderò sempre in American Pie, nella quadrilogia di American Pie, il suo personaggio, che poi era un caratterista, però mi ha sempre fatto morire di fronte al quadro della madre di Stifler. Vabbè, ve lo ricorderete per i cultori della mitica saga di American Pie, ma poi me lo ricordo in American Trip. Ha fatto un sacco di film, più che altro divertenti. Qua si dimostra un attore con la A maiuscola, veramente bravissimo, veramente bravo, bravo, bravo. La figlia, interpretata da Michelle La, altra attrice che non conoscevo, questo cast coreano, diciamo, molto bravo, cioè molto unito, molto in sintonia. Mi è piaciuto veramente tanto il fratello Peter, interpretato da Joseph Lee, uno lì, uno là, cioè insomma, erano in tutti i posti diversi da quell'altro. Lì, là, su, giù, vabbè, a parte questa stronzata. E quindi che dire, ragazzi? Non c'è nient'altro da dire. Vi posso però dire che questo film vi terrà in ansia, vi terrà incollati alla poltrona, vi farà provare forti emozioni, perché comunque io immagino tutte le persone che magari hanno dei figli, che si possono immedesimare in questo padre che da un giorno all'altro si ritrova senza la figlia. Vi potrete quindi immergere in questa situazione, potrete far proprie le cose che vedete sul grande schermo. Quindi io, che non ho comunque figli, stavo male, figuriamoci un padre di famiglia, una madre che magari si mette nei panni di quel dato protagonista. Mamma mia, è assurdo cosa avrà fatto questa ragazza. Questo film mi è piaciuto tanto anche perché è un po' una critica al mondo dei social. In questo film viene esplorato Facebook, viene esplorato Tumblr, com'è che si chiama, quello che si scrive Tumblr, non lo uso, però Tumblr mi pare si chiami, viene esplorato Instagram e vediamo anche come le persone magari che fino ad allora non davano una minima importanza a Margot, una volta che sparisce poi sono tutte lì queste persone invece a definirsi dispiaciute per la sua scomparsa, quando magari fino a poco prima non la consideravano di Striscio. Addirittura vediamo persone che non erano affatto amiche di Margot che fanno video su YouTube dove piangono disperate perché è sparita Margot, povera Margot, povera Margot, e poi magari nella vita di tutti i giorni queste stesse persone che hanno fatto il video su YouTube sfruttavano Margot per avere i voti migliori a scuola o per poter entrare nella data università grazie all'aiuto di Margot. Quindi ragazzi, è anche un film che fa riflettere, è un film che ho amato, è un film che non solo mi ha preso per l'ottima sceneggiatura, per come colpisce lo spettatore, per la regia meravigliosa, perché comunque anche dirigere un film solo tramite soggettive di un PC non è affatto facile. Se in Unfriended ogni tanto c'era qualche magari frame al di fuori della videocamera, qua assolutamente mai, mai, mai. Qua sempre 1 ora e 35, 1 ora e 40, anche di più, totalmente soggettiva di un PC, di un telefonino e chi più ne ha più ne metta. Quindi è un film che, oltre ad essermi piaciuto per quanto riguarda l'aspetto tecnico, ha anche una critica, una feroce critica verso il mondo dei social, ma più che verso il mondo dei social, verso coloro che adoperano i social. I social, lo saprete benissimo, sono delle armi a doppio taglio, possono essere usati per il bene e per il male. Vedere certe persone che si comportano in dati modi, fa percepire anche il male dei social. Ed è un film che è molto anche attuale, perché comunque quando succede qualcosa, noi che non siamo nessuno siamo subito pronti a dire la nostra, magari accusando persone innocenti, siamo subito pronti attraverso i commenti, perché ci sentiamo forti, ad offendere data persona, l'altra persona, ad offendere quello, a dire ha ragione lui, ha torto l'altro, ad offendere, perché ci sentiamo forti dietro la tastiera di un computer, siamo i famosi leoni da tastiera senza sapere niente. Quindi anche in questo caso ovviamente
sparisce una ragazza e tutti sono pronti a fare i giudici. È stata uccisa, è stata stuprata, l'avrà presa lui, la colpa è del padre. Vengano fuori 3.000 teorie da parte di persone che solo perché hanno una tastiera e hanno Facebook si sentono in dovere di dire la propria, senza andare magari a capire anche il dolore che sta provando una data persona, senza magari dire, vabbè, stiamo fermi, aspettiamo di sapere qualcosa in più prima di dire la propria. No, assolutamente. Questa è una feroce critica al mondo di oggi, dove tutti possiamo prendere un cellulare in mano, aprire Facebook e scrivere stronzo al primo che ti sta antipatico, a scrivere speriamo tu muoia al primo che ti sta antipatico, senza invece dimostrare di avere un'intelligenza, di avere comunque una bontà d'animo che ti fa stare zitto e ti fa dire no, è sbagliato. Purtroppo sono armi a doppio taglio, non alla portata di tutti i social, e in situazioni come queste lo vediamo, in situazioni dove scompare una ragazza, e questo è un film. Quante volte possiamo dire che succedono cose di questo genere nella vita di tutti i giorni? Cioè basta che scoppi un caso e lo scrivano su Facebook, noterete sempre offese, litigi, litigate. Cioè questo film ha anche la bellezza non solo di trattare un'ottima storia, ma di far riflettere anche su quanto noi siamo gli artefici anche del dolore o della bontà altrui. Riflettiamoci sempre. Detto questo, mi è piaciuto perché ha anche omaggi cinematografici. C'è un omaggio ad un certo punto a Gone Girl, capolavoro di film di David Fincher, il mio preferito di David Fincher, il mio film preferito di David Fincher. C'è un omaggio a Gone Girl, non è molto ben visibile, ci dovete far caso, dovete essere proprio pronti a leggere maniacalmente tutto come faccio io, ma c'è un omaggio che mi è piaciuto molto. E che dire, ragazzi, un film bello che appassiona, intrattiene, al cardiopalma, ti tiene con il fiato sospeso per più di 90 minuti, per di più critica anche il mondo dei social utilizzato da persone che non dovrebbero stare su internet, quindi è anche una critica di una cosa molto comune a tutti noi. È anche un film che omaggia l'altro cinema, è anche un film che comunque saprà far anche emozionare e anche commuovere. È un film assolutamente non facile, perché sfido chiunque a girare un film tutto tramite soggettiva di computer e non annoiare, perché pensate voi, pensate se io vi facessi un video così, io ora vado su fotocamera, vi faccio un, non si vede neanche, io vi faccio un video, vi faccio un video così tutto il tempo, io apro la videocamera e vi faccio vedere tutto così. Non è assolutamente facile, magari dopo quanto, dopo intanto così state vedendo cosa state vedendo, guardate bello, state vedendo la scala dove sopra ho la telecamera. Voi magari penserete, chissà Paolo che attrezzatura che ha, chissà Paolo il treppiedi. Allora guardate, vi faccio vedere, alzo anche il microfono, vi faccio vedere, ho qui la scala, proprio quella da muratore ignorante, e non posso permettermi ora un treppiedi di quelli costosi. E poi però la telecamera, che comunque non è affatto male, spero vi piace. Ovviamente ora si vedrà così un po' qua e là. Comunque, a parte questo, bando alle ciance, ciancio alle bande, dico, non è assolutamente facile dirigere un film per 1:35, per 1:40 in questo modo. Quindi i miei più sentiti complimenti. Cioè io magari vi ho già annoiato con questo breve video di 3 secondi dove non sono stato in grado neanche di riprendere una scala imbiancata. Quindi ragazzi, pensate un po' voi. Quindi che dire? Vi posso dire di fiondarvi in sala a vedere questo film. Questo è un periodo dove sono usciti molti film in sala, è uscito anche Soldado del mitico Stefano Solli, ma che andrò a vedere la prossima settimana. Però per me, ovviamente, oltre ad andare a sostenere il cinema italiano con Soldado, anche se non l'ho visto, ovviamente vi invito a sostenere il cinema italiano, vi invito anche ad andare a vedere un film che secondo me passerà un po' in sordina, e mi dispiace, Searching, andatelo a vedere perché veramente merita, non aspettatelo un video, vedetevelo in sala e poi nuovamente in un video. Veramente, se volete che di film così ce ne siano ancora, sosteneteli, fate veramente un favore al cinema e a me, Paolo il Bischero. Per favore, andate a vedere questo film, perché oltre anche ad appassionarvi potrete anche riflettere, su ciò che già vi ho detto. Detto questo, non mi sembra che ci sia molto altro da dire, non vi dico se finisce bene, non vi dico se finisce male, vi posso però dire che purtroppo certe cose possono accadere anche nella vita di tutti i giorni, che niente è come ci si potrebbe aspettare. Bisogna un po' riflettere e capire che
Non ve lo voglio neanche dire, ma andate a vedere il film in sala, perché se vi dico io su cosa dovrete riflettere è inutile. Andate a vedere il film in sala, poi ognuno che rifletta su cosa vuole. Io vi saluto, passo alla parte spoiler. Mi raccomando, non continuate con la visione del video se non avete visto il film, perché altrimenti ve l'andreste a rovinare. Siccome è un film che comunque vi anche riserverà molti colpi di scena, andate in sala a vederlo. Se quando guarderete questa recensione il film non sarà più nelle sale, recuperatelo in un video e poi tornate a vedere questa mia recensione. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like al video, commentatemelo, scrivetemi sotto i vostri pareri, io vi risponderò molto volentieri. E che dire, noi ci vediamo alla prossima recensione e io ora passo alla parte spoiler. Per quanto riguarda la parte spoiler, beh ragazzi, mamma mia, ripeto, già questo film mi ha colpito nei primi 10 minuti, già quando vediamo il computer che si accende, questo vecchio Windows, questo vecchio computer con Windows XP, che si sente la musichina, che si vede il desktop che non subito carica le icone, ma che le carica piano piano. Quanto mi manca l'età in cui avevo Windows XP. Vediamo il vivere di questa famiglia, vediamo la vita, vediamo un continuo alternarsi del profilo del padre, del nostro David, vediamo un po' del profilo di Pam e poi ogni tanto vediamo anche il profilo della nostra Margot. E che dire, capiamo subito che vi è molta felicità, armonia, amore in questa famiglia, un amore che poi però purtroppo verrà stroncato, per meglio dire una felicità che poi verrà stroncata da questo brutto tumore che colpirà la nostra Pam. Anche se lei all'inizio non dice niente, vediamo che lei farà delle ricerche su Google per capire come si combatte un linfoma in famiglia, scrive. E quindi è una persona che purtroppo andrà incontro alla morte molto presto, lasciando un grande vuoto nel cuore, nell'animo dei nostri protagonisti. Ed è molto triste perché vediamo questa famiglia molto unita, ripeto, una famiglia molto tecnologica. E questa era una donna veramente organizzata al 100%, con tutta la rubrica piena di contatti, sapeva tutto di tutti. E questo è l'amico di mia figlia, di qui, di là, di lì, l'amico va a scuola con mia figlia, questo ha il padre che è di qua, di là. Cioè, scriveva tutto. In certi momenti è anche difficile leggere tutto quello che appare sul grande schermo, ma capiamo che sono famiglie molto precise. Questa è una famiglia molto precisa, puntuale, attenta, sa tutto, non gli sfugge niente. Quindi è anche strano pensare che la figlia di una famiglia così precisa, la figlia comunque che comunque ha come genitori una coppia così precisa, possa sparire. Però ahimè, il tutto poi va avanti, purtroppo la madre muore, vediamo questo padre che comunque cerca di instaurare un bellissimo rapporto con la figlia, però comunque la morte della madre ha lasciato una crepa profonda nel cuore dei due e magari c'è anche un po' di vergogna, da parte del padre nel parlare della madre. Infatti anche quando parlano dell'esame, l'ultima volta che padre che figlia e padre si sentono e il padre vorrebbe dire sono fiero di te, lo scrive, poi dopo digita e lo sarebbe anche tua mamma, lo cancella perché quasi ha paura, quasi si vergogna, quasi non lo vorrebbe dire. E poi c'è il finale meraviglioso in cui poi lo dirà, ma vabbè, qui ci arriviamo dopo. E poi improvvisamente la figlia scappa, vediamo queste tre chiamate, continue che arrivano la notte, cosa sarà successo il giovedì, ormai venerdì notte, niente. Il padre non risponde perché dorme e il venerdì mattina di sua figlia non se ne sa più niente. E lì è bellissimo come va a svilupparsi il film. Vediamo un padre che inizialmente vuol pensare positivo e quindi magari inizialmente pensa che sia lezione di pianoforte, però chiama quell'insegnante, non solo l'insegnante dice che sua figlia non è a lezione, ma che sono già mesi che ha smesso di andare lì. E subito il padre dice, ma porca miseria, io le pago lezioni da mesi e dove li ha messi questi soldi? Poi prova a chiamare magari qualche amico, ma già per arrivare a chiamare gli amici è un problema, perché prova a entrare su Facebook e non ci riesce perché serve la password. Questo film è molto realistico, non è che lui arriva lì, clicca Facebook e subito entra, perché proprio come nella realtà e la password non c'è, se non la sai, quindi mi sono dimenticato la password, clicca. E la password gliela mandano sulla mail della figlia, però lui non sa neanche la password dell'account email, giustamente non la sa, della figlia, e quindi da lì deve farsela spedire su un altro email di Yahoo, se non sbaglio. Lui fortunatamente riesce ad entrare, quindi piano piano riesce a risalire a Facebook, ma
È realistico questo. Cioè, queste piccole cose qui, questi dettagli qui a me hanno fatto dire: porca miseria, che realismo! Cioè, mai mi sono sentito preso per il culo. Vedo un padre che non sa come fare, come magari non saprebbe qualsiasi altro padre di fronte ad un fatto del genere, dovendo entrare sul proprio Facebook o sul Facebook del figlio o della figlia. Cioè, mi sono ritrovato di fronte a una situazione molto realistica, e quindi da Facebook comincia a selezionare i pochi amici, neanche 300, della figlia, e li analizza uno ad uno, e arriva a scoprire che la figlia in realtà nella vita non aveva amici. Arriva a scoprire che pranzava da sola, che se andava a studiare in compagnia la chiamavano solo per farsi aiutare, solo per sfruttarla. Cioè, a nessuno interessava di questa povera ragazza solitaria, ma con un gran cuore. E quindi, poi, andando avanti nel corso del film, dopo che il padre si rende conto che nemmeno in gita, all'inizio dice forse è andata in gita perché riesce a telefonare all'amico, neanche lì, non era andata a scuola, non è andata in gita, quindi chiama la detective, non si sa più niente, e via via che si va avanti il film, ripeto, si svolge proprio in scala. Cioè, lo spettatore deve salire una scala prima di arrivare in cima e avere la visione chiara del panorama, e quindi il padre ovviamente è sempre più preso dall'ansia, della figlia non si sa niente, anche il fratello non sa cosa dire, lì per lì cerca di tranquillizzarlo, però niente, quindi vediamo il padre che cerca di fare di tutto. Ad un certo punto poi anche la detective darà delle informazioni, le mostrerà al padre le telecamere di sicurezza, e vediamo che lei con la macchina ha percorso una strada che porterebbe fuori città, però poi il padre scopre che quella strada lì porterebbe al lago di Barbosa, se non sbaglio, al lago di Barbosa, questo posto tranquillo, questo posto incantevole dove la figlia si rintanava, diciamo, nei momenti magari più tristi, o nei momenti in cui aveva voglia di rilassarsi, oppure nei momenti in cui aveva voglia di scattare delle fotografie, dei video, per poi postarli su YouCast, un affare del genere, un sito che riesce a scoprire il padre. E in questo sito scopriamo che faceva dei video in diretta la nostra povera Margot, perché era sola, nessuno la considerava, magari online qualcuno la considerava, e quindi cominciano a uscire fuori i primi nomi. C'è questo account Fish and Chips che commenta sempre, e quindi il padre comincia a investigare su questo account, e scopriamo che non è nient'altro che un account, inizialmente si pensa, gestito da una cameriera, una bellissima ragazza, una cameriera che, poverina, purtroppo deve lavorare addirittura 25 ore senza mai un attimo di pausa, che anche lei, poverina, ha una madre con il cancro ma non riesce a pagare le cure. C'è una somiglianza proprio molto, molto, molto... dicevo, una somiglianza molto fine con la storia di vita vissuta dalla nostra Margot. Quindi il padre comincia un po' a sospettare, comincia a vedersi video, quindi chiama la nostra investigatrice, ma niente, lei poi sarà la prima a dire no, purtroppo non c'entra niente lei, non c'entrano niente neanche quelli che commentavano su Instagram, c'è questo ragazzo che commentava con commenti spinti quasi ogni foto della ragazza, niente, non c'entra neanche lui. Poi il padre ad un certo punto arriverà, preso dall'angoscia più totale, non sa più niente, anche ad andare ad attaccare questo ragazzo al cinema, perché questo ragazzo scrive un commento molto pesante sulla figlia. Poi la vicenda ormai diventa di dominio pubblico, perché comunque il padre si rende conto che questa strada non solo porta fuori città, la strada che ha preso la ragazza e che abbiamo visto dalle telecamere di sicurezza, ma porterebbe anche al lago di Barbosa. Quindi, siccome il padre ha già visto nelle live che lei c'era stata più volte, ha pensato magari è andata lì, va lì, trova il portachiavi con la sfera poké, quindi subito chiama l'investigatrice, quindi si recano lì e trovano la macchina sua, la macchina nel lago, e quindi lì il fatto diventa di dominio pubblico. Il corpo della ragazza non c'è nella macchina, però ci sono delle tracce di sangue, di chi? Non si sa, ci sono ovviamente delle tracce di sangue, ma minuscole, proprio leggerissime, non si sa niente.
Si sa solo che il fatto diventa ormai pubblico e quindi lì si torna alla feroce critica di cui parlavo nella parte generale. Come il caso diventa di dominio pubblico, tutti si sentono in dovere di dire la propria. Allora abbiamo quelle ragazze che consideravano una nullità, una persona solo da sfruttare, Margot, che si ergono come migliori amiche. Mamma mia, la mia amica. C'è quella ragazza che poco prima al telefono davvero aveva detto ma io la chiamavo solo per avere poi la possibilità di entrare all'università, non ricordo dove. Quindi la sfruttava il sapere di Margot e dice che non era amica e poi dopo a piangere era una mia amica solo per accumulare views su YouTube. Purtroppo di gente così ne esiste davvero. È una critica molto feroce alle persone che popolano i social, ma anche YouTube e così via. Mi è piaciuta da morire questa cosa, seppur sia una cosa tremendamente orrenda. È veramente una cosa bruttissima, però purtroppo di persone così ce ne sono, come tutte quelle persone che cominciano a ironizzare. C'è chi fa i meme, il premio al migliore padre dell'anno, e c'è la foto di David. Ci sono quelli che mettono su YouTube il video dell'aggressione di David al cinema, persone che commentano che offendano il padre, chi dà ragione al padre, senza che nessuno invece taccia, aspettando di sapere notizie in più, condividendo il dolore che un padre sta provando nell'aver perso la propria figlia. Purtroppo questa è una cosa vera, cioè purtroppo questo film deve far riflettere su quanto la gente agisca senza pensare. Vi faccio un esempio. Se ora io mi scattassi una foto e scrivessi con Paint, facessi proprio un fotomontaggio bruttissimo, scrivessi questo è il volto di uno stupratore seriale, ha ucciso, stuprato già 20 ragazzine, condividete la foto, condividete e se lo vedete segnalatela alla polizia. Sono convinto che le persone, come è già successo, condividerebbero in massa e io rovinerei la mia vita in neanche un'ora. Perché purtroppo la gente agisce senza pensare, alla gente non interessa della fonte. Quindi se la gente già crede ad ogni fake news, è pronta ad offendere e a rovinare la vita di innocenti alla fine, perché è successo una cosa del genere, figuriamoci se una cosa viene riportata in televisione dal telegiornale. Subito, come viene riportata dal telegiornale, tutti sono veramente si sentono quasi in dovere di dire la propria, di offendere e così via. E il film continua a scorrere con un padre che si fa sempre più forza, fino ad arrivare a un colpo di scena ad un certo punto, quando scopriamo, rileggendo i messaggi, quando David legge i messaggi, che c'erano dei messaggi ambigui fra il nostro fratello di David, cioè Peter, e Margot. È stato strano, se lo sapesse mio padre mi ucciderebbe. Subito lo spettatore pensa al sesso e allora lui cosa fa? Nasconde delle telecamere nella casa del fratello perché magari pensa che potrebbe scoprire qualcosa. La cosa mi ha ricordato Circuito Chiuso. Nasconde delle telecamere e poi si scopre che la verità è che fumavano marijuana, fumavano canne. E quindi ovviamente c'è una colluttazione fra i due, ma questa colluttazione viene improvvisamente comunque fermata quando, che poi la colluttazione era già finita, insomma il dialogo fra i due fratelli viene interrotto quando arriva il messaggio dell'investigatrice: l'abbiamo preso. Chi abbiamo preso? C'è un uomo che testimonia di aver ucciso la ragazza, testimonia di averlo ucciso e subito dopo si è suicidato. C'è un video, un uomo, uno che era già stato condannato anni e anni per stupro e così via, dice di aver ucciso la ragazza, l'aveva vista in macchina, l'ha uccisa. E quindi il caso sembra essersi risolto. Nel frattempo al padre era già arrivato da un sito internet la possibilità, gli era arrivata un'offerta con la possibilità di creare una veglia per la giovane, di fare una veglia per la giovane figlia, ovviamente ormai si pensava fosse morta, ma per di più di organizzare proprio un memoriale per la figlia. Quindi questo sito internet invita il padre a mandare foto della figlia per creare un collage di ricordo, per organizzare questa veglia e così via. Il padre inizialmente diceva non è morta, però poi in quel caso lì, disperato, manda le foto e tutto sembra essersi concluso quando ad un certo punto il padre guarda meglio la foto della diciamo modella che vi era come testimonial di questa agenzia che organizzava questi memoriali e così via, e c'è il primo piano sulla foto di lei. E io dentro di me ho detto, cioè l'ho detto al mio babbo che era accanto a me, cazzo, fish and chips, ho riconosciuto che era la stessa persona. E quindi poi si viene a scoprire che fish and chips era un profilo falso. Quella che doveva essere una cameriera in realtà non era una cameriera, quella era una foto di una modella, perché poi il padre chiamerà questa qui e dice
Cos'è, gli fa, le fa questa ragazza, la modella, il padre, cos'è You Live, com'è che si chiamava, You Cast e così via. Quindi anche qua il film vuole criticare un'altra cosa che va molto di moda, il creare account falsi. Quante volte sentiamo dire ragazzina adescata da account falso e così via. Purtroppo sono cose che accadono davvero, quindi altra grande e interessante critica feroce verso il mondo dei social, ma non dei social, delle persone che purtroppo usano i social in malo modo, per meglio dire. E quindi già lì un altro tassello che si aggiunge alla storia. Quindi questo era un account falso, quindi te spettatore pensi, eccoci, lo sapevo, questo si è fatto inviare i soldi, voleva i soldi, inventando che la madre aveva il cancro e così via, magari non è neanche una ragazza, chissà chi è, e sarà stato proprio questo ad uccidere la ragazza. Quindi lui vuole subito telefonare all'investigatrice, alla detective, ma quando chiama viene a sapere che ora è impossibile parlare con lei, lei sta andando alla veglia, e che aveva insistito tantissimo per avere questo caso. E lui fa, come ha insistito lei? Non gli è stato affidato, non le è stato affidato il caso, no, ha insistito lei. Quindi te spettatore lì cominci a tremare, dici oh cavolo, e poi alla fine vieni a sapere quello che è successo veramente, e veramente ti viene la pelle d'oca. Scopri tutti i dettagli, vai a capire che l'artefice di tutto era il figlio di questa qua, il figlio che lei per amore ha coperto, il figlio che si nascondeva dietro il profilo di Fish and Chips, che da anni era innamorato segretamente di questa povera ragazzina, che ha inventato questa storia pur di avere un contatto con lei, che si è fatto inviare soldi, ma poi, essendo un ragazzo per bene, come diceva la madre, si è pentito e quindi ha dato un appuntamento a lei a Barbosa, perché non voleva affrontare la scuola avendo paura di una possibile brutta reazione della ragazza. Quando lui si presenta lì, lei ha paura, si dimena, lo scalcia via e lui la butta giù da un burrone alto, la butta giù, la ragazza è da più di una settimana che è lì, poi c'era stata anche una tempesta a metà della settimana che magari aveva peggiorato il tutto, era stato lui, e la madre decide di coprirlo, però allo stesso tempo non è facile, perché comunque il padre aveva che era più detective della detective, riesce a scoprire sempre un'informazione in più, quindi la madre ha dovuto inventare una falsa testimonianza da parte di questo ex carcerato, che comunque la madre detective già conosceva, questa falsa testimonianza, per cercare di chiudere in fretta il caso. Porca miseria, e poi tutto si chiude perché comunque la detective viene arrestata, e poi c'è il colpo di scena finale quando vanno allora sul luogo del delitto e scopriamo che la figlia è ancora viva. Era questa la cosa un po', diciamo, quando parlavo della sbavatura, un po' assurda, perché comunque dopo una settimana, dopo quella caduta, senza mangiare, senza bere, sembra assurdo che sia ancora viva. Però è anche vero che, cioè, non è che mi è dispiaciuto, anzi mi ha commosso quel finale. Però non so se nella vita vera sarebbe andato così. Forse per un film che voleva essere realistica al 100%, il lieto fine magari poteva essere anche omesso. Però ripeto, è stato meraviglioso anche così, perché è anche vero, riflettendoci, che col fatto che c'è stata la tempesta magari lei si è nutrita, è orrendo da dire, ma si è, diciamo, rinfrescata, è riuscita a bere l'acqua della tempesta, dell'enorme pioggia che è arrivata. Cioè è assurdo da dire, ma è così. Quindi un film che poi alla fine ti fa commuovere quando vedi che anni dopo lei sta chattando con il padre, il rapporto tra padre figlio è completamente cambiato, lei sta chattando e il padre questa volta scrive nuovamente a lei, sono fiero di te, e questa volta ha il coraggio di dire, e lo sarebbe anche tua mamma. Meravigliosa la fine, veramente meravigliosa, un film che ti fa stare in ansia, un film che ti cattura, un film che ti incolla alla poltrona, meraviglioso. Sono curioso di sapere anche la vostra. Io poi vi devo dire la verità, poi chiudo, è assurda come cosa, però vi giuro che io a un certo punto, perché siccome ne ho visti tanti di film thriller, di film gialli, ad un certo punto, come penso ogni altro spettatore, avevo le mie ovviamente tesi nella testa. Guardando un film di questo genere, ogni spettatore è lì che pensa, chi potrebbe essere il cattivo della situazione, chi è che potrebbe entrarci in questa brutta situazione. Io a un certo punto fu al mio babbo, sì, comunque per me il fratello c'entra qualcosa. Dopo un po' dico, ma secondo me anche la detective nasconde qualcosa, e anche il figliolo che si vede poco, neanche io, erano supposizioni, io non mi sarei mai aspettato di averci preso su tutti e tre, perché comunque in un modo o nell'altro, in modo inferiore o superiore, tutti c'entravano, perché il fratello la faceva drogare, il fratello di David la faceva drogare, la madre proteggeva il figlio e il figlio l'aveva quasi uccisa. Quindi
ci ho preso, ma non è affatto un film prevedibile o altro, sono io che magari per botta di culo ci ho preso, ma erano supposizioni le mie, mai mi sarei aspettato che fossero stati tre i tasselli che avrebbero portato alla fine del film, quindi non me lo sarei mai aspettato, lì per lì ho anche pensato, sì però cavolo dai, hanno ritrovato messaggi, David ha ritrovato messaggi del fratello, la detective aveva detto di avere una copia dell'hard disk del computer della figliola, aveva controllato tutto e non si era mai accorta dei messaggi del fratello, è assurdo, lì ho detto dai, l'unico difetto del film è questo. Poi invece quando si scopre che lei era la prima che voleva chiudere il tutto e aveva già inscenato ormai il video falso, il video da parte del detenuto, le importava assai a lei di fare una cosa del genere, di andare a accusare il fratello, per lei l'importante era chiudere tutto il caso mediatico, quindi invece lì è stato geniale e quello che pensavo fosse un difetto poi non era affatto un difetto, quindi ho capito tutte le cose nel dettaglio, cioè ci ho preso, ma ripeto, non è affatto un film prevedibile, ognuno si potrà fare le proprie tesi ed è un film che veramente vorrei rivedere già ora e che rivedrò tantissime volte. Che dire, Searching, un film veramente meraviglioso. Alla prossima recensione. Ciao ragazzi!